La bestia sta arrivando e io sarò pronto. Non importa a quale prezzo. Allora, dov'è il mio nuovo nucleo esplosivo? Ma non è il contrario? Quello che se ne va in giro con il nucleo è il capo. Mi sta facendo preparare per qualcosa. D'accordo. Solo un altro nucleo e potremmo usare l'RFI. Ehi! Ah, sto bene! Ora usa il potere di John. Fa vedere. Diavolo. Perché non me l'hai detto, Zeke? Ah, è già troppi pensieri. E poi, una volta arrivato all'RFI, potrei guarire anch'io, no? Eh beh sì. Resta molto tempo. Ecco, allora entra e prendi quel cazzo di nucleo. Allora muoviti. A quanto pare succederà il finimondo. Beh, dopo Bertrand... Pare di sì. Tutto è in discesa ora. Assorbi l'energia di un altro nucleo. Ci siamo ormai, siamo vicini. Tieni premuta L2 per assorbire l'elettricità della tempesta. Cavolo, l'ho vista da qui! Muoviti! Saetta d'artiglieria. Beh, sai che quasi quasi la prenderei solo per togliermela, però voglio tenere per il razzo di ghiaccio. Madre allora. Di Dio! Attenzione! Ripiega! Tenetelo di testa! Ho talmente tanto potenziale al momento dato proprio dall'elettricità. Combattete per minuti, generale, vi osserva! Due minuti. La nostra ora è vicina! E via da lì però. Eh sì, di nuovo. Via tutti quelli rimasti. E liberiamoci di quelli grossi. Andato. Andato anche lui. Ne è rimasto qualcuno vivo? Non sembra. Brutta storia. No, in realtà qualcuno vivo ancora mi sa che c'è. Grazie. Allora, dov'è il capo? Torneremo come prima. Sì, ti piacerebbe. Ah, il nucleo esplosivo. Devo fermarlo, vero? Sai che allora... Quasi quasi la lancia di ghiaccio... No. Meglio il lancio. Ci serve! È la nostra salvezza! Sì, ti piacerebbe. Ma a parte che poi è bianco e velocissimo lui. Ma più che altro non mi ricordo se devo sparargli, se devo fermarlo e basta. Mi sa che devo inseguirlo e basta, sai. Tagliamo. Dove stai andando, eh? Eccoti là. Non sei l'unico che può fare il salto di ghiaccio, mi dispiace. Certo, io non posso farlo alto come il tuo. Dove credi di scappare? Dove è andato? Eccolo. Questo inseguimento mi sa che sta durando... Sta saltando su per la torre. Più del dovuto.
Lo vedo che è veloce, Zik. E a questo giro il laccio di fulmini ha avuto utilità. Dove sei? Eccoci qua. Nel punto più alto del gioco. Questo il nucleo esplosivo è stato fissato per bene. Credo stiano usando la torre come parafulmine. Devono avermi visto usare uno degli altri nuclei. Forse quel matto pensa che lo renderà più forte. Più simile a un conduit normale. Vuoi aiutarmi ad accendere una torta, una fiamma o qualcosa che sfondi il ghiaccio intorno al nucleo? Sono sempre un passo avanti. Invio la posizione delle valvole strada facendo. Dimmi, tu sei in grado, è una figata. Sì, lo è. Allora, vicino a dove stavo saltando prima. E ho preso un trofeo perché sapevo che questa era la zona più alta da dove saltare. Una grazia. John? Non mi avevi mai detto di essere la bestia. Quel nome è frutto della paura. Dove cacchio è il... Tu hai paura, Necrat? Eccolo qua. Hai visto il nuovo te stesso? Un tempo eravamo amici. Speravo lo fossimo ancora. Il tuo aiuto mi farebbe comodo. Amici? A Empire City la bestia stava quasi per uccidermi. Mi spiace molto. Il processo di rinascita... Voglio sentire di finire... Voglio finirlo di parlare. Era un concentrato di energia e istinto che attaccava qualsiasi potenziale minaccia. Ah beh, allora... Era una minaccia peggiore. Su questa hai ragione. Ascolta, quando ho curato quella donna che ho messo davanti alla verità... Non c'è altro modo. Magari ci fosse. Beh, pensaci su. Certo, John, come vuoi. Non vedo. Funzionerà. Raggiungi okay. La seconda valvola. Sì, fammelo fare però. Vicino a questa palla gigante, quindi deve essere da queste parti. Meno male che si è buttato di sotto da solo. Così io posso attivare questo senza problemi. E via. Cole, io... Sì, è in cima, io ho ovviamente qualcosa. Ora! In che senso? Perché l'ha detto con questa vocina iper triste? Vabbè, penso di sapere anche cosa intendeva, però... Cioè, non è che sta benissimo, è anche per quello in realtà. Non vedo, sono incastrato nel ghiaccio, eccoci. Dai che ci siamo. Aspetta. Ecco fatto. Addio. E addio. Dov'è l'ultima? È vicino al tubo, quindi... RPG! RPG! Cretini di merda, via tutti! Via dalla mia cazzo di torre! Allora, aspetta un attimo. Allora, di nuovo, via tutti! Mi ricarico e a posto. Oh, che soddisfazione. Ma non... Il coso non c'era. Proteggete il nucleo! Qui, qui! Inchia. Allora, via tutti. Mi ha incastrato col ghiaccio. Mi ha incastrato col ghiaccio qui. Qua è stata ingiustizia. Allora, facciamo la cosa più intelligente. Kaboom. Poi. Via tutti. E soprattutto via quello con lo shotgun. Ecco. Appunto. Concentrate il fuoco! Che fini? Dov'è finito? È morto per caso? L'ho visto andare sottoterra.
È andato sottoterra. Recupera il nucleo. Oh. Meglio per noi, eh. Recuperalo e via. Facilissimo. Zeke, l'ho presa. Woohoo! Grazie a Dio. Vieni, diamogli una bella scossa. Ci vediamo lì. È stato fantastico. È stato fantastico. Ho proprio visto il gigantone di ghiaccio andare contro la colonna e finirne sotto. Magnifico. Tributo di sangue. Ah, però non abbiamo ottenuto, e forse lo otteniamo adesso, il colpo di fulmine, quello potente, quello... il primo colpo finale che facciamo nel primo gioco. Forse lo otteniamo proprio adesso, che è l'ultimo attacco che ci manca. L'ultimo tassello. Ehi, eccolo. Da dove è uscito quel divano? Dall'IKEA? Pensi che io sia pronto a questo? Per come la vedo io, ci sono due tipi di persone. La maggior parte sono come me. Gente sdraiata sul divano. Può anche non piacerci la merda che ci tocca. Ma ci facciamo i conti. Poi ci sono quelli come te. Siamo al capolinea. Salute, fratello. Salute. Dura la metà? Se brilla il doppio. Bellissima questa frase. È bellissima ed è di un significato incredibile. Sembrava molto convinto Zika sto giro, eh? Però gliene frega niente, sa che staremo bene. Cole è pronto a caricare l'RFI. Come ti senti? Una merda. Mi sento pronto. Allora, abbiamo un nemico qui vicino. Ovviamente non sprechiamo una tempesta ionica per nulla, giusto? Non sprechiamola. Perfetto. Bel colpo. Sì, pronto per l'RFI. Eh sì, siamo pronti al finale. Ho appena sentito Nyx. È tornata alla palude per vedere quanti mostri sono sopravvissuti all'attacco della bestia. Com'è andata? Male. È una ragazza tosta, ma per ora ci andrei piano con lei. Comunque, lei e Quo stanno venendo da me per guardarti mentre attivi l'RFI. Tutti vogliono assistere alla scena e vederti finalmente uccidere la bestia. Già. Beh, ci vediamo presto. Ci vediamo presto, sì.